Pronto? 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 Chi è, il Covid? No, sono Magnotta. Ah no, scherzo, scusi. Mica posso essere il Covid-19. Lei sa cos'è la pandemia? Ah, e che ne so io non so niente, io sto all'oscuro. Ma come? È un casino in tutto il mondo. Scusa, ma cioè, qui sto parlando. Sono quello dei tamponi. Io che cosa c'entro con questa cosa? È una pandemia mondiale, guardi. Ma possibile che non si finisce più questa cosa qui? Lei deve fare un secondo tampone perché dal referto sembra che sia stato, cioè sia positivo al primo. Ma quale contratto? No, non il contratto, il referto. Io personalmente. Il referto del tampone positivo, quindi adesso bisogna fare il sierologico. Ma che me ne devo No, fare? guardi, è proprio un protocollo, è un iter legale, diciamo. Io non voglio niente a che vedere. Guardi, la fermo subito. Perché lei deve capire che deve venire assolutamente all'autocertificazione? Io non ce l'ho. Oddio, adesso soltanto per il coprifuoco notturno. E poi magari mandano avanti. Lei comunque ha la stampante? Me l'hanno data in seconda mano. Certo, non può uscire se ha il virus, cioè se ha il Covid. Ma perché me la devo prendere? Se però lo prende il virus. No, io non ne voglio niente, perché me ne capiate? Perché se non usa la mascherina, se non lava le mani, il distanziamento sociale. Io non ho capito perché mi devo prendere. Ma santo Dio, ma se pare che uno si sta stupidendo alle cose, ma Ma perché lei è uno di quei negazionisti? come? No, dico, non sarà mica uno di quei negazionisti che sta su internet e che dice che il virus non esiste? Che messaggio che è questo? Mo? Io non lo so per niente. Ecco appunto, venga da noi a fare sto sierologico che poi in privato non è gratis, ma le facciamo un buon prezzo. Cerchiamo di finire una volta per sempre. Senti, si può pagare con. Ma postpay, PayPal, in contanti, il POS, non c'è problema. Oh, meno male. Quindi la segno per oggi, ci manda un acconto che così conferma la prestazione. Che ti devo dare? L'acconto è di 800 euro perché c'è anche compreso il test dell'HIV. Ma che me ne devo fare, santo Dio? Ah, è un'offerta che facciamo adesso, se magari lei ha fatto sesso senza mascherina o sesso con più di 6 persone che è assembramento. Ma senti un po' una cosa, tu mi devi dire una cosa. Non si preoccupi, ci aggiungiamo una TAC, che tanto adesso gli ospedali sono già nuovamente nel delirio e prima che collassano così lei sta tranquilla. Ah, ma senti, guarda qua Guardi, veramente. si fidi, sicuramente tanto lei il Covid ce l'ha, che basta andare a fare la movida la sera, esce soprattutto il Covid. Chissà lei che avrà combinato durante gli aperitivi. Io non sono combinato niente perché ho la coscienza pulita. Ma guardi, il tampone era positivo, adesso lei si fa un bel vaccino. No, io non ne vedo niente. Il vaccino ci sarà, non so bene quando, glielo ordino adesso, quindi. Senti, mo me l'hai rotto proprio i coglioni. Ma tanto lo farà, lo renderanno obbligatorio e a pagamento. Senti un po' una cosa, io non la voglio. Lo metteranno, allora lo metteranno nella bolletta come fanno per il canone È RAI. forte, ma chi te la paga? Lo paga il canone RAI. La so pagata sì. Tanto il vaccino non si sa se sarà buono per tutti, se lo farà, che roba è. Ma intanto noi continuiamo a andare di tamponi. Come? Perché sei un truffatore tu. Tu sei un Ma truffatore. guardi, la situazione Covid è questa. Io, senta, porco adesso mi hai rotto i coglioni, perché non è, io penso che lei non è una persona seria. Ma come la pandemia globale, la Cina, Wuhan. Basta, mi avete rotto i coglioni, basta! Io domani mattina ritorno al mio giudice, al mio avvocato e vediamo un po' come si mette Ma la guardi, non può, le ripeto, perché c'è tutto un iter, voglio dire, DPCM, nuove restrizioni. Ma che cazzo mi state a raccontare? Che poi con un complotto, diciamo, mondiale, socio-economico che. Niente da fare, non ne voglio sapere niente, ma avete rotto i coglioni. Sto qua e non mi mettete a rompere le palle. Lei dice un mese perché Oh. d'estate era tutto aperto, non hanno controllato il delirio, non sono stati pronti e attenti. Io non c'entro niente, io sono fuori di ogni discussione. Ma guardi, siamo tutti dentro questa situazione, vedremo di trovare una Ma che soluzione. soluzione? Quale soluzione? Ma che vuole solo risolvere? Ma guarda, facciamo un altro tampone, magari è stato un falso positivo. Non mi serve. Ma pensi al prossimo, a sua figlia, a un Ma domani. che me ne frega a me la mia figlia di domani? Ma per togliersi il dubbio basta, ecco, il tampone, magari il sierologico. Lei che cosa vuole fare? Senta, per cortesia,
Io sto a posto, io la dovete andare, magnotta! Per voi! Ma è no, si cambia, deve essere positivo, poi va in giro è reato, pure diventa un delinquente. No, non faccio delinquente, ma io faccio. Veramente mi scrive ai terroristi, Mi scrive ai terroristi, porco. Ma almeno ha scaricato l'app Immuni? No! Ma è un'app fantastica, il governo la... Non ne voglio sapere! No, no! Adesso non ne posso più, Lasciatemi perdere, porco!